al mare anche d'inverno, rendendo così suggestiva e carica di atmosfera una parte della città destinata a morire a settembre, la Regione Emilia-Romagna, nella nuova ordinanza balneare che sarà emanata a fine gennaio 2017, offre ai gestori degli stabilimenti rivieraschi la possibilità di restare aperti tutto l'anno. Tra le attività previste, la somministrazione di cibi e bevande, le attività sportive e quelle legate all'intrattenimento. Come ogni anno, l'ordinanza regionale stabilisce le modalità di funzionamento degli stabilimenti balneari. L'assessore regionale a turismo e commercio, Andrea Corsini, dopo aver incontrato le associazioni degli operatori balneari, ha deciso quindi di allungare a 12 mesi, per chi lo vorrà, l'apertura degli stabilimenti offrendo un'ulteriore opportunità per il turismo della riviera. Resterà in capo ai comuni, sulla base di proprie ordinanze, la definizione degli orari di apertura consentiti. Vogliamo dare un indirizzo preciso, sottolinea Corsini, per aumentare l'attrattività turistica invernale della nostra costa. Sempre con le associazioni rispetto alla legge sulle concessioni demaniali, abbiamo concordato di riprendere il pressing sul governo, rimarca l'assessore, affinché venga approvata la legge delega sul demanio marittimo. Accogliamo con grande favore la possibilità per gli operatori balneari, predisposta dalla Regione Emilia-Romagna nella nuova ordinanza balneare, di rimanere aperti tutto l'anno, ha commentato il sindaco di Riccione Renata Tosi, per la quale allungare ai mesi invernali l'apertura facoltativa da parte degli operatori è una strada che abbiamo sperimentato e intrapreso con iniziative mirate nei mesi scorsi e che hanno riscosso un significativo interesse tra cittadini e turisti. Vivere in mare anche nei mesi invernali rappresenta per Tosi una sfida, ma allo stesso tempo anche una risposta ai numerosi stimoli e segnali che dal privato giungono all'amministrazione per valorizzare la nostra spiaggia.